alla ricerca dell'io spirituale, del paesaggio interiore dell'uomo, ricerca che Prabuddha Dasgupta affronta con i volti e i luoghi della regione del Ladakh, dove l'India selvaggia incontra l'altopiano tibetano, dove l'umanità degli abitanti e i paesaggi aspri si alternano e fanno da contraltare alla società cosiddetta moderna, al suo consumismo, alla sua incapacità di comunione tra uomo e natura. Aosta, chiostro di Sant'Orso.